Ah, veramente, sono Larus, eccomi qui su a Mountain Blade Warband a Clash of Kings. Mi chiedo subito scusa a tutti voi se questo video qui avrò un po' la voce altalenante perché sono appena uscito da una febbre slash mal di gola e siccome volevo comunque darvi un video, ho deciso di darvi un video adesso che comunque la situazione sta migliorando e quindi credo che sono in grado di fare un video anche se probabilmente la mia voce schizzerà un po' via. Ok. Eccoci subito su Mountain Blade. Nell'ultima puntata abbiamo preso Antlers. E la nostra fazione, non noi, hanno fatto l'attacco a King's Landing. L'hanno presa dai Lannister, ma l'hanno di nuovo ripersa. Questo portò ovviamente a nulla, perché è un nulla di fatto. E quindi la situazione è ancora un po' in stallo. Stannis ha ancora buone opportunità di vincere la guerra, però vediamo un po' come se la cava. Abbiamo qualche quest da fare? No, per il momento. Già qui c'era un torneo che dovevo fare. Quindi aspettiamo che tutti arrivino. E poi dopo andiamo a fare questo torneo fantastico. Entriamo al torneo e piazziamo qualcosa su noi. E facciamo nel. Partecipiamo nel prossimo round. Ok. Cosa sono i tornei? Praticamente noi dobbiamo guerreggiare. E qua ci sono anche dei miei aiutanti di fazione. E praticamente chi vince questo torneo vince tante cose. In particolare reputazione, la cosa più importante. Poi soldi anche. E anche qualche dono. E ovviamente la possibilità di entrare nella festa. Più che altro si fa per status sociale, non per altro. Combattiamo con la nostra spada eccezionale, data da Stannis in persona. La tattica migliore è far fare tutto agli altri spesso in questi tornei. Però noi ogni tanto dobbiamo ammazzare qualcuno. Ok, qua si avvicina. Abbiamo ucciso il cavallo, bene. Vediamo se riusciamo a fare dei danni a questo. Ha fatto un po' di danni al cavallo, 17, nemmeno troppi. Pensiamo all'arciere, che gli arcieri a me non piacciono tanto quando sono dall'altra parte. Solo che ha fatto. Come ha fatto a bloccare quel colpo? È un arciere della morte. Oh, io non riesco a colpirlo. L'arciere definitivo della morte, sì. Ah, abbiamo vinto. Era un mio alleato quello, forse. Ok, combattiamo al prossimo round. Qui c'è un nostro alleato. Qui c'è Stannis, vediamo se riusciamo. Ah no, è sempre nostro alleato, credo. Qua è da due squadre, non si riesce tanto a capire bene perché a quanto pare non ci sono sopra i pallini. Di solito per capire gli alleati o i nemici ci sono sopra i pallini, però. A quanto pare qui ci sono tanti alleati, cioè tanti nemici e tanti alleati. Aia, questo qua è un nemico, penso che fosse un alleato. Quello lì credo che sia un nemico, tanto se non gli facciamo nulla è un nemico. Cioè, se non gli faccio nulla è un alleato. Oddio, sto sbagliando tutte le parole possibili. Che tu sei un nemico? No, scherzavo. Ok, vediamo. Se riusciamo a fargli un po' di danno, 24. E qua ci sono altri. Ok, credo che questo qua è quello che ne è rimasto del nemico. Sono in 4, però noi siamo a cavallo. Quindi sfruttiamo il nostro vantaggio. Magari cerchiamo di portare il nemico lontano dalla propria formazione. Ok. Non lo so, stanno tutti abbastanza compatti, difficile. Lanciamogli dei sassi, non so, può fare qualcosa. Sassi addosso. Non fanno assolutamente niente, però comunque. Ci provo, dai. Ho fatto poco danno. Dai che riusciamo a fare un po' più di danno. Ok, ora abbiamo ucciso Sir Bernard Brun. Bernard Brun, oddio, non riesco a dire l'R adesso. Benissimo. Ok, abbiamo ucciso un altro Sam Bonifer. Bonifer di Kingswood. Non riesco a parlare oggi. Ok. Vediamo se riusciamo a fare danno di nuovo. Aia, mi ha colpito. Mi ha fatto poco danno però. Molto bene. Abbiamo sfondato lo scudo di uno. Quindi adesso è molto più vulnerabile che prima. Ok, abbiamo ucciso Patrick Hersey. Sir Patrick Hersey. Adesso rimane il tizio senza scudo.
Che comunque sa difendersi. 17 di danno. Vediamo se riusciamo a fargli ancora qualcosa. Poco. Io di penetrargli l'armatura, perché queste armature qui comunque sono facilmente penetrabili con colpi da fondo. Se riusciamo a fare qualcosa. No, non riusciamo a fare nulla. Allora proviamo un colpo da taglio. Proviamo un attimo la nostra spada bravosiana, sempre da fondo. Non riusciamo a fare nulla. Proviamo ad andare nel corpo a corpo a terra. Che riusciamo a fare qualcosa con lo scudo. No, è bello armaturato questo. Ah, ok, l'abbiamo fatto. L'abbiamo ammazzato. Sir Herbert o Southlands? Mettevo sempre. Scommettevo su di noi. Che così guadagniamo più soldi alla fine. Tanto qua ci sono i miei alleati. Ok, abbiamo fatto un po' di danno. Facciamo gli affondi alle spalle. Che fanno male con questa spada. Ma questo qua mi ha alleato, a quanto pare. Devo capire chi è il mio alleato e chi è il mio nemico. Questo qua è Stannis e a quanto pare nemico in questo torneo. E ce l'ha con me. Mi fa un po' paura. Ok, andiamocene un attimo. Pensate voi a Stannis che mi fa paura. Io penso agli altri intanto. Tu sei mio alleato? No. Tu sei mio alleato? Sì. Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Dai, che dopo uccidere, sì. Stannis intanto con la sua armatura, che oltretutto è abbastanza bella, è fatta apposta per lui in questa mod. Si difende, però è stato ucciso da... stordito da Sir Andros of Thunderhead. Ora puntiamo 100 sui noi e combattiamo sempre nel prossimo round. Ok, qua è un round probabilmente 2 contro 2 contro 2. Ok, uno l'abbiamo stordito. Ok, oh, c'eravamo quasi. Abbiamo fatto un po' di danno al cavallo, poco a lui però. Abbiamo ucciso di nuovo Sir Andros of Thunderhead. Vediamo se riusciamo a stordire totalmente questo qui. Riusciamo a fargli poco danno però. Non riesco a riconoscere lo scudo della casata. Però, anche se mi è familiare. Ok, abbiamo stordito Sir John Batley. Non lo riconoscevo effettivamente. Puntiamo sempre su di noi. Ok, due team da due combattenti ciascuno. Ok, vediamo un po' chi c'è. Questo qua è il nostro alleato. Abbiamo fatto tanto danno al cavallo. E hanno disarcionato il nostro alleato. Ok, abbiamo disarcionato anche il nemico. Ora puntiamo col nostro nemico cavallo che abbiamo disarcionato di nuovo. Adesso siamo rimasti da soli, perfetto. Ok, lanciamo i sassi. Che non fanno assolutamente nulla. Ora puntiamo contro questi tizi. Che hanno anche un bello scudo e una bella armatura. Mi fanno abbastanza paura. Hanno subito. Uno ha subito 30 di danno. Abbiamo storito totalmente. Sir Andros o Thunderhead. Che è arrivato lontano in questo torneo, malgrado l'abbia storito diciamo un paio di volte. Ok. E ok, abbiamo stordito Sir Clifton of Glynn. Ok, è rimasto. Siamo arrivati alla fine. Con due team da uno ciascuno. Puntiamo su di noi. E combattiamo nel prossimo round. Vediamo se riusciamo a disarcionarlo, che ciò renderà le cose molto più semplici. Non sembra avere una grandiosa armatura. Anzi, sembra ricoperto di stracci. Ok. Il cavallo è stato ucciso. Ora stordiamo lui.
Abbiamo fatto un bel po' di danno, non ha un'armatura eccezionale, come ho già detto. Quindi un altro colpo ben assestato dovrebbe bastare. Molto bene, vediamo se facciamo un affondo che può fare tanto danno, però ce l'ha parato, affondo. Ok, abbiamo fatto 65 di danno e abbiamo stordito Sir Halin of War White Harbor. Abbiamo preso 15 di rinomanza, diciamo, notorietà. E non ci hanno potuto dare un regalo perché non avevano nulla. Comunque siamo molto molto gloriosi. Abbiamo preso 200 oro per la vittoria e 298 per aver scommesso su me stesso. Siamo dei geni. Ora andiamo alla festa, che possiamo festeggiare la nostra vittoria. Ciao. Prega al Lord della Luce, certo. Loren Klitger. Tu devi essere Larus Brancazzo. Abbiamo giusto avuto l'onore di guardare il torneo e abbiamo visto che ti sei saputo distinguere nella mischia. Tu chi sei? Tu sei una Estermont, non mi ricordo che casato è l'Estermont, l'ho già sentito nominare, credo che sia dei Tyrell, cioè che sta sotto i Tyrell, credo. È figlio di Leanne Frey. Vediamo un po' in futuro, magari. Qui intanto c'è l'altra sua sorella. Qui un'altra sorella degli Estermont. Qui c'è la principessa Shireen. Tanto guardiamo un po' in giro e parliamo con i tizi. Ok, tu supporti per il feudo di Dunkinsdale Sir Arban Brampton. Ok, io dico che supporto la tua scelta, che così aumentiamo un po' la... quanto ci piacciono tutti, cioè tutti ci amano un po' di più adesso. Ok, intanto vediamo un po'. Qua stanno tutti appartati. Tu sei Lomas Estermont. Ah, tu sei un vassallo dei Dragonstone, quindi non sono dei Tyrell gli Estermont. Ah, lui era nella battaglia di Antlers. Comunque parliamo un po', vediamo se potevo chiedergli qualcosa. Magari fare un'alleanza con la nostra casata, così posso sposarmi una delle sue figlie. C'è Lorena Estermont, che non è sposata con nessuno e sta cercando un buon partito. Non vogliono ancora parlare di queste cose qui, perché comunque sono... non ho ancora tanta notorietà. Quindi magari possiamo puntare in futuro su lui. Tanto qui c'è Stannis. Ci incontriamo di nuovo, là, lo sbrancazzo. Non dimenticherò la nostra cattura di Antlers. E vai. Ora c'è un po' di più. Ok. Siamo a posto, quindi. No, non possiamo fare questa missione qui, che queste missioni qui sono terribili. Ok, ora andiamo. E direi che possiamo... No. Direi che possiamo reclutare poi dopo altri tizi in giro per le isole. Ora partiamo. Qui c'era una carovana della valle. Ok, abbiamo reclutato solo un tizio. Molto male. Qua sono tutti razziati questi villaggi. Non so in che villaggio andare. Ok, Hal è di nuovo a posto. Quindi andiamo ad Hal e prendiamo un po' di reclute. Tanto puntiamo nel far andare avanti le nuove reclute. Intanto dovrei anche aumentare il grado io.
Direi che mi serve un po' più l'intelligenza. Quindi possiamo aumentare la persuasione. E le tattiche che mi interessano abbastanza. E direi che siamo a posto. Magari aumentiamo un po' l'agilità che ci serve. E le armi a una mano. Assieme all'addestratore. Che è una cosa utile. Ora andiamo un attimo a Duncansdale. Intanto qui stanno incontrando un po' di parti. Volevo vedere se c'era qualcuno. Duncansdale. Tipo andiamo in taverna. Per vedere se c'è qualcuno che ci può dare qualche missione. Tu sei. Ah. Tu chi sei? Che cosa stai. A chi stai guardando? Lasciami soffrire da solo. Soffrire. Che cosa è successo a te? Oddio. Me lo riassumo un attimo. Praticamente si sta lamentando dell'aristocrazia, che è stato stupido a porre fiducia in loro. E hanno detto che avrebbero prodotto la sua famiglia da qualsiasi nemico. E lui l'ha imparato questo duramente. Dovono proteggerci per il viaggio nella Valle degli Arryn. La nostra famiglia ha perso molte delle sue terre durante la ribellione di Re Robert. Abbiamo vissuto poco meglio dei paesani da allora, fino a quando mio padre è stato. Ho avuto un'offerta da un ricco mercante di Galtown, cioè Porto del Gabbiano. Comunque, offrendo che il suo figlio e mia sorella si maritassero. Solo che abbiamo reclutato un po' di cavalieri per proteggerci durante il cammino verso la porta insanguinata, che sarebbe la porta che porta al Nido dell'Aquila, che sarebbe la capitale di, appunto, della Valle degli Arryn. Ma in quella notte lì, comunque, che dovevano portare lì la sorella e tutto il party, hanno stuprato sua sorella. Hanno ucciso suo padre mentre tentava di. Hanno ucciso suo padre mentre tentava di proteggere la sua figlia. E hanno lasciato la figlia lì e lui da solo. E oltretutto non ha potuto nemmeno più sposarsi questa figlia perché è stata stuprata e tutto quanto. Comunque, chiediamo se può entrare da noi. E lui della casato Cargill. Sì, va bene. Ti do un po' di soldi intanto, non ha importanza. Lasciamo stare intanto questi qui. E ok, possiamo andarcene. Molto bene. Intanto vediamo un po' che cos'ha questo qui. Jonas, intanto dobbiamo anche farlo aumentare di grado. Tipo. Un po' più di forza. Vediamo un po' che ha come equipaggiamento. Ti posso dargli anche un po' di armi, armature e tutte queste cose qui abbastanza interessanti. Molto bene. Ora Jonas un po' armato come si deve. Ok, Jonas. Si è armato meglio. Sì, ma tieniti la cotta di maglia. Ok, intanto parliamo anche con questo sir. Che non mi ricordo più. Che cosa servivi? Tu sei un arciere. No, tu sei un giavellottista. Molto bene, allora ti darò un giavellotto appena posso.
Fammi vedere un po' il tuo equipaggiamento. Dovrei dare anche qualcosa di nuovo. No, non puoi prendere nulla. Appena un giavellotto te lo darò, tranquillo. Ok, ora andiamo in giro. Non so che cosa fare. Andiamo a prendere dei nuovi soldati, magari dalle terre dei fiumi. Ok, che comunque le terre dei fiumi sono ancora abbastanza in pace. Comunque hanno dato il feudo di Dunkelsdale al nobile che stavo supportando. Non c'è nessuno che vuole entrare nelle nostre parti. Andiamo ancora un po' più avanti. Intanto ne abbiamo di soldi. Sì, ne abbiamo abbastanza. Molto bene. Intanto qui ci sono dei razziatori. Ok, possiamo comandare le nostre truppe. Seguitemi, soldati. Mettetevi tutti qui, tipo. Non importa quello che dovete fare, mettetevi qui e basta. Tanto vediamo un po' dove vogliono sbucare. Io mi metto qui perché alla fine, siccome dovrebbero essere cavalieri tutti quanti, appena passano questa collina comunque si trovano qua tutto il muro di soldati con dietro gli arcieri. Ok, inizio a sbucare i primi. Io ho stordito un cavallo praticamente. Portiamoli nella formazione se riusciamo. Ok, qua ne hanno praticamente appiedato uno. Attento, Villico, attento. Ok, cioè stiamo cavando abbastanza bene. Molto bene. Qui arriva un altro cavaliere che è stato buttato a terra abbastanza velocemente. Mi sto un po' confondendo. Ok, tirateli giù però. Attento, tu alle spalle. Oh, si è salvato per un pelo. Che l'hanno sdarcionato, quindi non dovrebbe avere una lunga vita. Rimane solo lui. E ok, quasi ucciso. Non riusciamo a ucciderlo però. Ah, ne ha stordito uno. Dannazione. Aspetta, fammi scendere a cavallo. Sfiderò in duello. Ah, gli arcieri mi hanno salvato la vita. Ah, c'è ancora un altro. Un arciere. Due arcieri. Allora caricate. Ok, l'abbiamo pugnalato a morte. Ora... ok, abbiamo ucciso l'altro. Molto bene. Altri razziatori sterminati. Molto bene. Ora prendiamo tutti questi prigionieri, che sono dei soldati Lannister. Anche molto buoni. Così il nostro party aumenta. Ora mi servono arcieri come dei buoni soldati. E ok, vediamo un po' che cosa ci hanno lasciato. Niente di che, possiamo lasciare così com'è e ce ne andiamo. Ah, molto bene. Praticamente Jonas apprezza la compagnia di Alan Klinglin. Molto bene, quindi sono contenti della compagnia del nostro nuovo soldato. Tanto qui mi stanno inseguendo. Un attimo qui in questo villaggio che magari possiamo trovare un po' di supporto. Ok, siamo 40 contro 19, quindi 1-2 è un vantaggio buono, ma comunque potrebbe essere non decisivo. In ogni caso puntiamo alla vittoria. Abbiamo anche due cavalieri dopo questa ultima battaglia che abbiamo preso ai prigionieri del nemico. C'è sempre la solita tattica: fermiamo il nemico, la carica del nemico, ok.
perché la carica di cavalleria è sempre qualcosa di devastante. Tanto c'è la nostra cavalleria delle terre dei Lannister, che è sempre buona. Ora portiamo la nostra fanteria, che adesso siamo riusciti a bloccare la carica del nemico. I cavalieri però mi devono seguire, perché è rischioso stare lì attualmente. Non voglio perdere subito questa cavalleria buona. Molto bene, intanto se la stanno cavando i miei cavalieri. Il caos della battaglia si fa sentire. Vediamo se riusciamo a colpirlo. Solo che è abbastanza difficile. Pugnaliamolo, ok. Intanto qua c'è uno dietro. Attento, attento. Molto bene, abbiamo ucciso anche l'altro. E adesso dobbiamo vedere dove sono rimasti gli altri. Ok, sono morti tutti. Qua c'è ancora un soldato di Braavos. Ah, buono. Ok, possiamo andarcene. E prendiamo ovviamente anche questi nuovi prigionieri. Molto bene, la nostra compagnia sta crescendo. Siamo anche un buon esercito adesso. Anche se ho bisogno di truppe un po' più regolari e create su misura. Ho bisogno di anche un po' di arcieri. Questo qua è un buon elmo, posso darlo a qualcuno. E qua un cavallo per il nostro cavaliere senza cavallo. Prendiamo nuovi scudi. No, fanno abbastanza schifo. Quindi lasciamoli lì. Qua ci sono altri razziatori. Però non voglio combatterli. Mettiamo di grado tutti i nostri soldati. E anche tu devi aumentare di grado. Ok, fammi vedere un po' quello che hai. Io ti do un cavallo. Ah, non sai cavalcare tu. Dannazione, non sai nemmeno prendere questa cosa. Ah, lasciamo stare. Tanto. Tu sai cavalcare, cavaliere? Tu hai anche una buona armatura, va. Sì che hai una buona armatura. Sì, tu sai andare a cavallo. E tu sai utilizzare questa mazza? Molto bene, sì, la sa utilizzare. Ok, siamo a posto così. E tu ti metto nelle truppe di cavalleria. Ok. Ora, torniamo nelle nostre terre, che adesso abbiamo un buon esercito. Un esercito come si deve. Oh, i Lannister. Aia. Ah, dobbiamo combattere contro i Lannister. Possiamo vincere, però sarà dura. E guarda la carica di cavalleria della cavalleria dei Lannister, che è una delle migliori. Solo che le mie truppe mi devo lasciare passare, se no non riuscirò mai a fermare quella carica. Guardate come sono incazzati i Lannister. Sono incazzatissimi. No, non, il mio esercito non ce la può fare. Dobbiamo fermare questa carica di cavalleria subito. Anche questi soldati qui, che sono tutti arcieri oltretutto, sembrano belli tosti. Ok, meglio che mandiamo la carica alle nostre truppe, che adesso siamo riusciti a fermare un po' tutti. Oh! Oddio, oddio. La cavalleria mi ha bloccato praticamente.
Diamo supporto alle nostre truppe. E gli arcieri Lannister sono tosti. Oddio. Oh, mi hanno disarcionato. I Lannister. Oddio, i Lannister. Oh, dobbiamo fermarli. Aia, ah. Aia, sono messo male. No, non ce la possiamo fare. Devo ritirarci un attimo e abbandonare il campo. Senza dubbio è impossibile. Sì, non capiterà più. Intanto comunque credo che per questa puntata sia tutto. Ok, non ci inseguono più. Adesso il party sì, ha comunque morale elevato, però abbiamo perso un po' di uomini. Una decina, insomma. Però se continuava la battaglia era impossibile. Abbiamo dovuto fare per forza questa ritirata. Ma abbiamo ancora truppe eccezionali. Dobbiamo ancora aspettare un attimo per quello. Per questa puntata invece è tutto. Votate, commentate, scusate per la mia voce. Spero... ho fatto un po' di errori proprio per la pronuncia, perché non riesco a pronunciare molto bene con sta gola e questo naso. Però ci vediamo alla prossima. Da Laro è tutto, ciao.